tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Parchi pubblici con giochi rotti, residenti del quartiere Vallato di Fano chiedono più controlli. Giovedì apre al traffico il nuovo tratto di strada in via Papirria, oggi il sopralluogo dei tecnici al parcheggio vicino all'autostrada A14. Papa Francesco chiama al telefono una assistente dell'ASUR. Siete eroi, dice al telefono. Una grande gioia per tutte, ha dichiarato l'assistente sanitaria commossa, ma gli eroi sono i pazienti. Spettacolare esercitazione al Codma di Rosciano per la prevenzione degli incendi. La Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino festeggia il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17, telegiornale che apriamo questa sera andando in uno dei quartieri più popolosi della città, il quartiere Vallato. I residenti hanno contattato la nostra redazione per segnalare giochi rotti e una situazione insomma di degrado nel parco pubblico. I residenti lamentano la situazione che da diverso tempo prosegue nei giardini adiacenti la chiesa in zona Vallato a Fano. In particolare alcuni giochi per bambini presentano segni di atti vandalici di alcuni gruppi di ragazzi che durante le ore serali bivaccano nella zona distruggendo le strutture nel parco, come questi cubi danneggiati e un seggiolino di un'altalena quasi staccato. Nella nostra zona purtroppo sono stati molto abbandonati i giochi e non vengono mai comunque a risistemarli, la recinzione comunque qui è stata rotta da tanti anni, abbandonata, visto poi l'asilo di fianco, i bambini sono piccoli, vengono a giocare, le panchine non ci sono più, i bidoni sono sempre molto pieni e mai lasciati, sempre lasciati comunque all'abbandono. Questi qui non vedo che sono rotti, poi cosa hanno rotto in giro non lo so, forse sono più di là, dalla parte di là che i ragazzi la sera si sente un gran schiamazzo, probabilmente, però qui, proprio qui non penso che ci sia niente di particolare. Io quando vedo sti bambini di questa età qui non succede niente, poi alla sera quando è notte se ci sono quei più grandi quello che succede non lo so. Le segnalazioni ci portano anche in un'altra struttura attrezzata a San Lazzaro, dove questa mattina alcuni operai hanno provveduto alla sistemazione di un foro della struttura che fino a poco tempo fa era stata delimitata e chiusa dalle transenne, impedendo di fatto l'accesso all'area giochi. A poca distanza invece si vedono segni di abbandono di bottiglie di vetro lasciate per terra. E poco distante dal quartiere Vallato c'è via Papirria. Via Papirria che giovedì verrà riaperta regolarmente al traffico, soprattutto nel tratto tra le due rotatorie attualmente chiuso per lavori. Così come verrà inaugurato anche il parcheggio scambiatore che si trova a ridosso del casello autostradale della 14. Sono giorni decisivi per l'apertura al traffico del discusso tratto di via Papirria in zona aeroporto a Fano. Il pezzo compreso nelle due nuove rotatorie di via Enrico Mattei è quella dell'accesso allo svincolo autostradale. A questa si aggiunge anche il parcheggio scambiatore in prossimità del casello della 14, dove questa mattina in entrambe le situazioni si è svolto un sopralluogo tecnico. I soggetti coinvolti, a parte l'amministrazione comunale, c'è il dirigente Sandro Sorbini con alcuni tecnici del comune che si occupano di strade, il responsabile del procedimento Walter Boggino e anche la consulenza del professor Andrea Grilli che dell'Università della Repubblica di San Marino ha con noi intrattenuto in questi anni un rapporto insomma, di collaborazione perché ci possa aiutare, essendo professore appunto di tecniche di costruzione delle strade, ci possa aiutare a risolvere i problemi che questa città insieme a noi, ovviamente la ditta Autostrade per l'Italia, Pavimental, che è la ditta esecutrice dei lavori, Spea,
che la ditta di ingegneria che ha seguito sia la direzione lavori che la progettazione. Quindi è un sopralluogo che serve per verificare che le cose stiano andando bene e questo è sicuramente uno degli obiettivi, ma diciamo che abbiamo trovato un cantiere con alcune piccole cose, aggiustature che dovremo fare i prossimi giorni. Gli interventi sono compresi nelle opere complementari alla realizzazione da parte di Autostrade per l'Italia della terza corsia della 14 e poco fa la comunicazione da parte del Comune di Fano dell'apertura al traffico per giovedì 25 giugno. Tutto sommato siamo praticamente pronti ad aprire sia questo tratto di strada per noi molto importante, per la cittadinanza molto importante, ma anche il parcheggio scambiatore nella rotatoria d'ingresso all'autostrada, ma anche la pista ciclabile di via Visconti che prosegue appunto fino a Tre Ponti, che è molto utile sia a piedi che in bici per i residenti di Sant'Orso e anche di Tre Ponti. Quindi siamo insomma a verificare le piccole cose, ecco, mancano alcuni piccoli aggiustamenti, ma sono cose che in un cantiere di questo tipo si possono fare anche con le strade aperte. E ci sono importanti novità anche per quanto riguarda l'ex asilo Manfrini, quella struttura fatiscente che si trova vicino al porto canale di Fano. La notizia è che praticamente è stato firmato il verbale di consegna dell'ex asilo Manfrini che passa ufficialmente dal demanio marittimo al demanio ramo storico-artistico. Questa procedura consentirà al Comune di Fano di ristrutturare l'immobile che si trova appunto, come vedete, in via Nazario Savo. E adesso parliamo di Papa Francesco. Papa Francesco che ha telefonato al distretto sanitario di Fano per parlare con una assistente. Assistente che qualche settimana fa, nel bel mezzo della emergenza sanitaria, aveva scritto al pontefice per raccomandarsi alle sue preghiere. Vediamo. Mi ha chiamato direttamente lui dicendomi: ciao Irene, sono Francesco il Papa. E io ho detto ovviamente no, non ci credo, uno scherzo. E invece fa no, sono io. E ho detto: ma come faccio a capire che è veramente lei? E lui mi ha detto: fammi una domanda in latino. Io l'ho studiato, ma in quel momento non mi è venuta in mente nessuna parola da chiedergli. Una chiamata inaspettata e un'emozione indescrivibile. Papa Francesco ha telefonato al Dipartimento di Prevenzione di Fano dell'Area Vasta 1 per ringraziare e benedire gli operatori che hanno affrontato l'emergenza Covid-19. A rispondere è stata Irene Mercuri, assistente sanitaria di 35 anni, che il 20 aprile scorso aveva scritto una lettera al Pontefice chiedendo a Santo Padre di pregare per tutti i pazienti e in particolare per un trentenne pesarese che a causa del virus ha rischiato più volte di perdere la vita. Sapevo appunto che Papa Francesco ogni tanto fa queste sorprese di chiamare le persone che scrivono lettere o si rivolgono a lui, però non pensavo, perché è passato molto tempo da quando le ho mandato la lettera, a fine aprile più o meno. Lui si è tra virgolette scusato perché era finita la mia lettera tra le altre carte, quindi mi ha chiamato così tardi per questo motivo, però ci mancherebbe, il Papa si perdona tutto, no? Irene, di origini lombarde ma residente nel comune di Vallefoglia da circa 10 anni, aveva deciso di inviare la lettera al Papa durante il periodo più difficile, nei giorni in cui si registravano decine di decessi legati al coronavirus. E in quel periodo io chiamavo e a volte la gente era deceduta e a volte invece le storie erano, non c'erano decessi ma erano strazianti. Ogni persona che chiamavo è comunque una storia a sé, e quella in modo particolare io ho scritto per una coppia che si sono ammalati entrambi, dove purtroppo però lui ha avuto diciamo un quadro peggiore rispetto a lei, tant'è che è stato ricoverato ed è tuttora ricoverato. Dovevano sposarsi, sì, agli inizi di giugno se non sbaglio. Ad ascoltare la conversazione messa poi in viva voce c'erano anche due colleghe, una squadra, quella del dipartimento, che nei mesi della pandemia ha lavorato senza sosta. Dai punti di raccolta alle 3.000 inchieste epidemiologiche alla messa in quarantena di circa 17.000 persone, di cui 6.000 dichiarate guarite. Siete degli eroi, ha detto il pontefice con un filo di voce, ma Irene ha subito ribadito: i veri eroi sono i pazienti. Ci ha detto che
perché noi non ci siamo nascosti sotto il letto, ma siamo andati a lottare e, come sapete, abbiamo lottato tantissimo, sia in ospedale e sia qua sul territorio. Non solo i sanitari del dipartimento, il pontefice ha telefonato anche alla fidanzata e alla madre del trentenne di Pesaro, che come lui si chiama Francesco. Come si è conclusa la telefonata? La telefonata si è conclusa che io l'ho invitato caldamente a chiamare la ragazza di questo ragazzo, e in maniera anche un po' impertinente. L'ho invitato più volte, infatti se ci ripenso, quando mi sono riascoltato, ho detto potevo avere un attimo un atteggiamento, però Papa Francesco è così naturale, veramente sembra un don della parrocchia qua vicino, e quindi io mi sono sentita di esprimermi in maniera libera. Io il merito lo voglio dare a tutti quanti noi, se le cose non sono andate fino giù nelle basse Marche, è anche merito un po' anche nostro, oltre che lockdown, però anche noi abbiamo messo in quarantena i possibili contatti, insomma abbiamo fatto del meglio, si può sempre fare di più, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Proseguono i corsi di formazione della Protezione Civile al CODMA di Rosciano di Fano. Nei giorni scorsi i volontari delle Marche hanno dedicato una giornata al tema degli incendi boschivi. Previsione, censimento delle aree percorse dal rogo e lotta attiva all'incendio boschivo. Per uscire da un'eventuale emergenza è necessario essere pronti, ma l'azione deve avvenire in maniera coordinata a livello regionale. Per questo l'obiettivo primario è la formazione delle varie componenti della Protezione Civile, e l'ultimo appuntamento si è svolto nel fine settimana al CODMA di Rosciano. Circa 800 volontari, ai quali credo che debba andare il mio ringraziamento personale, quello della Regione Marche, ma credo dell'intera comunità regionale, perché sono volontari che si stanno specializzando e sono specializzati ed intervengono durante gli incendi boschivi. La componente fondamentale di Vigili del Fuoco, con la quale collaboriamo e abbiamo una convenzione, legata alle direzioni delle operazioni di spegnimento, loro sono i professionisti dell'intervento, da loro prendiamo il know-how, non a caso sono qua a fare formazione con i nostri mezzi. Fondamentale, prosegue il dirigente, è pianificare l'intervento, ma anche le telecomunicazioni, che devono essere coordinate alla perfezione. Durante il corso antincendio era presente Andrea Biancani. È stata l'occasione, ha precisato il consigliere regionale, per ringraziare i tanti volontari che in queste settimane sono stati in prima linea per aiutare la popolazione e il personale sanitario. Oggi ci sono tutti i volontari della provincia di Pesaro Urbino che sono abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi e sono qui per un refresh in pratica con tutti i mezzi. Arriverà anche l'elicottero per lo spegnimento dell'incendio, appiccheremo un incendio con i moduli antincendio, vedranno come fare, e soprattutto stamattina c'è stato il medico dell'IRCA che ha detto loro come comportarsi anche visto in pratica il Covid. Sono tanti e la stagione in pratica estiva è alle porte, quindi si preparano per intervenire bene subito, naturalmente sono sempre il volontariato sempre in ausilio e in aiuto le forze dell'ordine con i vigili del fuoco o la forestale. Anche i volontari del CB Club Mattei sono presenti? Sì, i volontari del CB Club Mattei non fanno antincendio, noi non facciamo né sanitario né antincendio, ma diamo il supporto, l'area CODMA si presta per la formazione, noi oggi cuciniamo per loro e in pratica ci mettiamo a disposizione di chi in pratica è addetto all'antincendio. Uno scatto ai blocchi di partenza in Viale Trieste, la foto che il sindaco Matteo Ricci ha postato sul suo profilo Facebook con l'allestimento delle due isole pedonali. Sono righe di un pentagramma sul quale verranno disegnate le note di un brano di Rossini, spiega il primo cittadino. Le nuove aree pedonali saranno attive dal prossimo fine settimana. Più spazio, precisa Ricci, più sicurezza e meno smog. Invece a Marotta di Mondolfo gli artisti sono al lavoro per abbellire il lungomare con nuovi mosaici. Negli ultimi mesi sono state aggiunte decine di opere su 200 metri di muretto. Sono
oltre 50 i muretti con i mosaici realizzati dall'Associazione Chiaroscuro. Sul lungomare di Marotta, nel comune di Mondolfo, centinaia di opere d'arte fanno bella mostra di sé da ormai 5 anni. Nata nel 1999, l'associazione culturale si è distinta nel tempo per le numerose iniziative che hanno coinvolto scuole, associazioni e artisti di livello nazionale e internazionale. Grazie a queste attività, i volontari sono riusciti a valorizzare non solo dal punto di vista estetico e decorativo, ma anche di interesse sociale l'intero territorio comunale. Questo progetto è dal 2015, quindi in 5 anni abbiamo cambiato il volto di Marotta sul lungomare, quindi è questo, la bellezza. I volontari sono tanti, lavorano naturalmente a tempo perso perché ognuno ha i suoi impegni, però sono diventati tanti. La maggior parte del territorio però sono entrati anche dai dintorni, da fuori anche i turisti, quindi noi diamo la possibilità a chi vuol partecipare può partecipare, anche perché ha attirato molto le persone. Infatti lo scopo principale è l'aggregazione, senza mai dimenticare l'impatto sociale e ambientale, dato che per il mosaico si usa solo materiale di scarto. Il progetto Mosaichiamo la città sta avanzando. Da 5 anni a questa parte ha preso una forma straordinaria, perché i tanti volontari, cittadini, e ci arrivano anche dei mosaici dal mondo, dagli artisti che sono nel mondo, e sta avanzando. Nelle ultime settimane abbiamo messo in posa più di 200 metri di mosaico sui muretti pubblici del comune, che grazie all'amministrazione ci concede questo spazio. E cosa succede? Succede che i volontari si avvicinano sempre di più, e durante l'inverno o comunque i momenti che non si può lavorare sul muretto per il caldo, per il freddo, si preparano i progetti sulla rete e poi vengono messi in posa. Assessore, dunque c'è una bella sinergia, una collaborazione con l'associazione. È proprio così, infatti questo progetto, questa opera d'arte a cielo aperto è proprio la testimonianza dell'importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio. Grazie a questa collaborazione si può davvero cambiare il volto ad una città, arricchirla non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Infatti a questo progetto hanno preso parte tutti, bambini, adulti, turisti, è aperto a tutti e c'è stato modo per tutti di esprimere le proprie capacità. Ci piace coinvolgere i ragazzi della scuola, ci piace coinvolgere le persone con delle disabilità, con le dipendenze, e vogliamo aprire questa galleria d'arte al mondo intero. La Guardia di Finanza di Pesaro ha festeggiato il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha celebrato il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo alla presenza del prefetto. Nel corso della cerimonia, in linea con le misure di contenimento disposte per l'emergenza sanitaria, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. La ricorrenza offre l'occasione per fare un bilancio dei risultati conseguiti in ambito provinciale nel corso del 2019 con riferimento ai primi 5 mesi del 2020 e delle attività connesse all'adeguamento del dispositivo di vigilanza attuato dai finanzieri per sostenere l'economia sana del Paese. Nel 2019 sono stati eseguiti in totale 2.131 interventi operativi e 322 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. Sul fronte
fronte della lotta all'evasione e alle frodi fiscali, si sono concluse 93 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 604 interventi fra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Segnalate le autorità giudiziarie a 59 soggetti per gravi delitti tributari, quali le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile, omesso versamento e indebita compensazioni di imposte. Scoperti 94 soggetti completamente sconosciuti al fisco, che hanno sottratto base imponibile per oltre 100 milioni di euro e IVA per quasi 15 milioni di euro, 26 datori di lavoro che sono stati verbalizzati per aver impiegato 19 lavoratori in nero e 182 lavoratori irregolari. Per quanto riguarda invece il contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica, si sono concluse 25 deleghe di indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, appalti, frode ai danni dei bilanci pubblici, frodi ai danni di enti previdenziali, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 4 soggetti e l'accertamento di condotte di peculato per circa 35 milioni di euro e frode ai danni delle casse pubbliche per 350 mila euro. Per il contrasto alla criminalità economico-finanziaria, anche organizzata nel 2019, con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 22 soggetti, compresi quelli connotati da pericolosità economico-finanziaria, cioè proventi derivanti da ogni genere di attività delittuosa, in particolare in natura tributaria, societaria e fallimentare. Eseguiti quasi 900 accertamenti a seguito di richieste pervenute dalla prefettura, riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Sul fronte della prevenzione si è proceduta all'analisi di 162 segnalazioni di operazioni sospette. Si chiama Viva la DAD, la didattica a distanza, ed è il brano cantato dagli alunni delle classi quinte delle scuole Ciavarini di Montemaggiore e Romeo Dezzi di Saltara. In attesa di tornare a scuola, con lezioni in presenza dal mese di settembre, i ragazzi hanno sdrammatizzato e alleggerito il tema della didattica online realizzando una canzone. Il testo è stato scritto dagli studenti, mentre lo studio Del Bianco si è occupato del montaggio. Ci salutiamo proprio guardando e ascoltando questo brano scritto e cantato dagli alunni diretti dal maestro Claudio Allegrezza. L'informazione torna domani alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.